Avete bisogno di crediti? Il link in descrizione vi porterà a un 7buy, sito affidabile, veloce ed economico. Scegliete il vostro ammontare di crediti, 200.000, 300.000, cliccate su buy, andate ad inserire il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Tutti qui i link in descrizione. Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player di Alexis Sanchez, la sua versione Path to Glory, 94 di rating. Il Cile è a una vittoria, se non sbaglio. Ci vogliono tre vittorie per vedere un suo upgrade. E forse con l'upgrade si può vedere qualcosa di buono, perché in questa versione io non lo consiglio. Però prima di iniziare questa review, vorrei che lasciate un bel mi piace, un condivisione. Se vi va, commentate qui sotto dicendo la vostra su questa carta. E in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Il prezzo di questa carta è di 92, 95, 90, dipende un po' dal periodo e dal momento. Secondo me non è un prezzo elevatissimo, ma al momento non è nemmeno un prezzo che reputo giustissimo, perché è una carta che può valere un 70-80 mila crediti. Va bene, però parliamo dei pro: velocità, dribbling, passaggio e 4 di skill. Parliamo dei contro che ho notato: 3 di piede debole, work rates, resistenza e freddezza. Soprattutto la resistenza, ragazzi, 85. Vedere una carta che ha 85 di resistenza in un momento in cui ci sono carte che hanno 95 di resistenza e che corrono e scappano come i dannati, è proprio una cosa bruttissima. Come ruolo per lui l'ho provato come attaccante e come CoC esterno. Da attaccante purtroppo pacca moltissimo la resistenza, la freddezza, scusatemi, perché arriva tu per tu col portiere e non mi fa tanti gol. È una cosa che non mi è piaciuta tantissimo. L'ho provato, mi pare, anche come esterno, se non sbaglio, come esterno destro, come attaccante e come CoC esterno. Tra questi tre ruoli, il ruolo più ideale, per il mio, è proprio l'attaccante, perché comunque di esterno non ha nulla praticamente, perché non ha tanta forza, non ha tanta resistenza, non ha difesa e quindi no. Però ha il passaggio, quindi potrebbe fare, volendo, il CoC esterno o la seconda punta. Però qui sorge il problema del 3 di piede debole, che è proprio brutto da vedere, e il suo mancino è veramente bruttissimo, assolutamente, sia nel tiro ma anche nel passaggio. Il tiro comunque col suo piede preferito va bene, è un tiro che ci può stare, ma che non rasenta il 92 in tiro generale. Infatti ha 90 in finalizzazione, 96 in potenza tiro, 91 in long shot. Per me il suo tiro non è un pro che mi sento di mettere, perché se devo fare con lui 6 division rivals in divisione 2-3 e anche amichevoli, e con lui non far nemmeno quei 5 gol, 4 gol in 6 partite, qui secondo me c'è qualcosa che non va assolutamente. Gli ho fatto fare tante occasioni, ho permesso a lui di tirare molte volte, ma ciò purtroppo è stato pessimo. E il tiragiro anche risulta molto debole, non mi è piaciuto tanto. La velocità comunque è buona, 95, accelera molto, è una cosa interessante, però se poi incontra un difensore con una buona velocità e con fisico, questa velocità va un po' a farsi benedire. Come workers, alto in difesa, alto in attacco, bruttissimo, soprattutto in attacco. E magari può starci come esterno, ma come attaccante o CoC no, assolutamente. Colpo di testa in carta sembra devastante, 98 in salto e 88 in precisione di testa. Però per me non è così interessante. Aggressività 94, ma dico io, non mi ispira. Come alternative vi posso dire un Lozano o un Kulusevski, Kulusevski 82, Lozano 92. Come indice di blindabilità da 1 a 5 gli do un 3, perché è un giocatore dell'Inter dove ci sono tanti giocatori interessanti, però la nazione non mi piace tanto, il Cile. Come prezzo un 90, scenderà appunto come ho detto prima. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 7-. 7- si merita perché non mi ha dato nulla, onestamente con lui è... L'ho provato 5, 6 partite, 10 partite, non so, anche le amichevoli. Non mi ha dato quasi nulla. Qualche sprizzo di gioia ogni tanto, ma non più di tanto. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un piace, un commento, condividete, se vi è piaciuto, se vi ringrazio.